Ascolti TV giovedì 2 marzo 2023, che Dio ci aiuti 7, VIP, Masterchef 12, finale, Harry Potter, dati Auditel e share. Ascolti TV giovedì 2 marzo 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Abbiamo dato il benvenuto al mese di marzo. Ma nulla è cambiato per i palinsesti. Anzi, la programmazione TV è stata ricca anche ieri. I telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche il giovedì sera, il primo del nuovo mese. Il palinsesto, tra serie TV, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. Partiamo dalla TV pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la serie TV Che Dio ci aiuti 7 episodi 15 e 16 conquista 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share. Per Rai 2 il film John Wick 3 Parabellum piace a 715.000 spettatori con il 3,78% di share. Per Rai 3 invece lo show Splendida Cornice conquista una platea di 951.000 spettatori con il 4,68% di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il reality Grande Fratello VIP catalizza l'attenzione di 2.574.000 spettatori con uno share del %19,35. Su Italia 1 invece il film Harry Potter e i doni della morte parte gli porta a casa uno share del 5.61% a fronte di 1.099.000 spettatori. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un ammontare di AM 818.000 spettatori, 5.33%. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il programma d'attualità Piazza Pulita appassiona 834.000 spettatori con il 5.53% di share. Su TV8 il docu-reality Bruno Barbieri 4 Hotel è stato seguito da 326.000 spettatori con l'1.6% di share. Su 9 Femmine contro Maschi segna 373.000 spettatori, 1.9% di share. Su Sky la finale di Masterchef 12 appassiona 000 spettatori, percento di share.